superato le selezioni tra decine di migliaia di aspiranti concorrenti, bootcamp e ieri sera anche gli on visit, Gaia Gozzi, 18 anni, diplomata al liceo linguistico del Polo Romani di Casal Maggiore, ha conquistato la fase dei live del popolare talent show di Sky X Factor. Vediamo. C'è un pezzo di Cremona quest'anno di X Factor. Dopo aver superato infatti le durissime selezioni tra decine di migliaia di aspiranti concorrenti, i bootcamp e ieri sera anche gli on visit, Gaia Gozzi, 18 anni, diplomata al liceo linguistico del Polo Romani di Casal Maggiore, ha conquistato la fase dei live nella squadra delle under donne di Fedez. Gaia, italo-brasiliana, si era presentata ai provini accompagnata dalla mamma Luciana e aveva colpito immediatamente la giuria e il pubblico esibendosi sulle note di The House of the Rising Sun, gli Animals. Nella puntata di ieri sera l'esibizione decisiva davanti a Fedez, nell'ultima selezione che da 6 portava a 3 le cantanti della squadra del giudice rapper. Così vedremo Gaia, talento indiscutibile, alla gara ufficiale del notissimo talent show di Sky. Cremonesi, sapete chi ti fare. Contenimento della nutria, se ne parlerà alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gianluca Galletti lunedì 24 ottobre alle 17.45 a Palazzo Cittanova. Il convegno promosso dalla Fondazione Una Uomo Natura Ambiente con il patrocinio della provincia di Cremona dal titolo Il modello di successo della provincia di Cremona nel controllo delle nutrie, salvaguardare la biodiversità senza ideologie, vedrà un confronto su tale questione che da tempo vede coinvolte istituzioni, agricoltori, consorzi di bonifica, operatori del settore, associazioni ambientaliste, considerate anche le ricadute sul territorio di danni causati a produzioni agricole e difese arginali. 5 cani avvistati in 2 punti differenti della città ieri sera, l'allarme degli automobilisti, i vigili intervengono e risalgono i proprietari che vengono multati. Il servizio di Viviana Sudati. Notata travagliata per la polizia municipale impegnata nella ricerca di 5 cani che vagabondavano pericolosamente per le strade di Cremona. L'allarme è arrivato da alcuni automobilisti che attorno alle 23 hanno avvistato in punti differenti della città 2 gruppi di animali. Il primo allarme è arrivato dalla zona di Via Giordano. Lì, in mezzo alla carreggiata, camminavano liberamente 3 cani, creando pericolo per se stessi e ovviamente per gli utenti della strada. I vigili sono intervenuti riuscendo ad intercettare gli animali tutti dotati di collare e di microchip, dal quale si è risaliti al proprietario che è stato multato per mancato controllo. 50 euro la sanzione pecuniaria comminata. Nel frattempo altri 2 animali sono stati avvistati in tangenziale vicino alla Tamoil, ma di questi si sono perse le tracce. Recuperato invece un altro cagnolino questa mattina in zona Porta Romana. Anche in questo caso multa per la proprietaria per omesso controllo. Insomma, per i vigili una giornata di cani. Siamo alle notizie dall'Italia. Tragedia nella tarda mattinata in un supermercato alla periferia di Cagliari. Una bambina di 2 anni è morta nel punto vendita Metro in Viale Elmas. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, ma secondo quanto appreso la piccola sarebbe stata schiacciata dal crollo di uno scaffale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, il personale medico del 118, ma per la bimba non c'era più nulla da fare. Una 39enne di origine marocchina ha denunciato alla polizia di essere stata violentata da uno spacciatore che avrebbe abusato di lei dopo averle venduto una dose di cocaina. È stato già rintracciato dagli agenti, è un suo connazionale di 28 anni con precedenti, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per violenza sessuale. È successo ieri pomeriggio in strada in via Zanolini a Bologna, dove la donna aveva acquistato lo stupefacente. Siamo alle notizie dal mondo, sono d'accordo con Marco Rubio, il senatore repubblicano, ex rivale del nomini alle primarie. Donald Trump non può avere i codici nucleari, lo ha detto Barack Obama in un comizio a Miami a favore di Hillary Clinton. Trump è inadatto a fare il presidente in ogni singolo giorno, pensa che siate degli stupidi, ha incalzato, evidenziando le virtù di Hillary Clinton. È calma, misurata e fredda anche nelle situazioni di crisi. La Russia accetta di ampliare fino a lunedì la tregua quotidiana ad Aleppo, lo ha detto una fonte ONU responsabile per la Siria, oggi a Ginevra. Anche il consigliere per gli aiuti umanitari dell'ONU, Jan Engeland, ha confermato che la Russia ha accettato di estendere le pause quotidiane delle azioni militari ad Aleppo per altri 4 giorni fino a lunedì. Le Nazioni Unite avevano già ricevuto assicurazioni da Mosca che le pause quotidiane sarebbero state estese da 8 a 11 ore al giorno.
Siamo allo sport, il nome del CT della nazionale cinese sarà comunicato entro il 1° novembre, giorno in cui la squadra partirà in ritiro per la sfida del 15 contro il Qatar, decisiva per tenere vive le chance di qualificazione ai mondiali del 2018. È la posizione espressa dalla China Football Association, che con una nota è intervenuta sulle notizie che indicano come imminente, con alcuni dettagli da definire la prossima settimana, l'approdo di Marcello Lippi come successore di Gao Hongbo. Il China Daily torna sulla vicenda e rileva che i tifosi si mostrano per ora molto razionali su Lippi, considerando che la qualità del team non potrà migliorare immediatamente. Questa per noi era l'ultima notizia, TG torna come sempre domani alle 20. A voi tutti un buon proseguimento di serata, arrivederci.